E fi... no. Buongiorno italiani, questo video è dedicato a tutti i turisti che quest'anno 2024 verranno in Madagascar. Certo, il Madagascar è bellissimo, le spiagge belle, i parchi, i lemuri, ma prendetevi 3 ore di tempo, dalle 9 a mezzogiorno, quando volete, una sola volta, contattatemi al telefono, perché sono qua, vi porto in uno di questi quartieri molto poveri della foresta nord-ovest. Adesso entriamo in una capanna e vi spiego cosa serve. Bonjour. Bonjour! Voilà! Allora, serve un sacco di riso, salam madame, un sacco di riso da 60 kg messo in una capanna, in una famiglia, la sfama per un mese. Quindi il cibo. Non portate chili di caramelle, di bonbon, no, non entrate nei villaggi come i conquistadores spagnoli, eccetera. Arrivate con le valigie vuote, ma con questi soldi. Con i soldi comprate un sacco di riso e... Guardate, questa è la camera da letto. Con... il materasso per marito e moglie, una stuoia per i bambini. Voi immaginatevi nel periodo delle piogge l'umidità che sorge qui. Poi, terzo punto, ma attenzione, non siete obbligati a tutti i punti, qualcosa, ma queste cose sono importanti, prioritarie. I bambini, alcuni bambini sono a casa perché non hanno i soldi per andare a scuola. La famiglia non ha i soldi per andare a scuola. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je parle a Paris, te vais expliquer. E quindi avete la possibilità. Mettetevi, fate una colletta. Mandate a scuola anche solo un bambino che fino a luglio, che così ha l'opportunità di esserci. D'accordo? Quindi fate del bene. Aggiungete alla vostra vacanza un piccolo gesto umanitario importante, sarà quello che vi renderà felici. Da Giovanni Paolo Pellegrinelli, dal Madagascar.